Sarà operativo da lunedì 11 ottobre il nuovo hub vaccinale della ASL di Pescara all'interno dell'outlet Village di Città Sant'Angelo, dove andrà avanti la campagna di immunizzazione contro il Covid parallelamente a quella antinfluenzale. A spiegare i dettagli della macchina organizzativa è il dottor Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale della ASL di Pescara. Gli hub vaccinali che porteranno avanti la campagna anti-Covid sono tre: questo che aprirà l'11 ottobre e poi continueranno a funzionare gli hub di Scafa e di Penne. Gli hub di Scafa e di Penne saranno attivi il mercoledì e il venerdì pomeriggio, mentre l'hub outlet Village di Città Sant'Angelo sarà attivo dal lunedì al sabato mattina e pomeriggio, dalle 9 alle 20. State in questo momento anche richiamando tutti quelli che avevano già un appuntamento prenotato per dire di non andare più nell'aula magna dell'ospedale di Pescara, ma di venire direttamente qui. Sì. Ieri sono partiti 4.600 messaggi sui cellulari per avvertire le 4.600 persone che hanno da fare la dose di richiamo di non presentarsi all'aula magna dell'ospedale civile, ma di venire qui all'outlet Village di Città Sant'Angelo presso questo hub che stiamo allestendo. La campagna anti-Covid andrà avanti in concomitanza anche con la campagna anti-influenzale, cioè la possibilità di vaccinarsi contemporaneamente, non con un'unica iniezione, ma comunque di ammortizzare anche un po' i tempi, se vogliamo. Sì, sarà possibile nei centri vaccinali hub, ma anche presso i medici di famiglia, poter effettuare, e poi anche presso le farmacie, poter effettuare contemporaneamente su un braccio e su un altro ambedue le dosi, quella anti-Covid e quella anti-influenza. Perché, lo ricordiamo, sono comunque compatibili così come stabilito dal Ministero. Sì, e siamo in attesa probabilmente il prossimo anno di una monosomministrazione che contenga tutti e due i vaccini. È arrivato anche il via libera per la terza dose agli over 60. Così come indicato dal Ministero, ma ci saranno poi delle precisazioni ulteriori? Sì, questa è una notizia dell'ultima ora, per cui attendiamo dalla Regione delle disposizioni su come organizzare questa ulteriore vaccinazione di terza dose agli over 60. Per adesso invece da lunedì iniziamo con gli over 80. Per gli under 12 invece anche di questo si parlava, vaccinazioni per i più piccoli? Beh, è ancora molto prematuro. L'unico vaccino che attualmente si trova in una fase avanzata di sperimentazione e che ha richiesto l'autorizzazione all'ente regolatore americano è la Pfizer. Però appunto la richiesta è stata fatta all'ente regolatore americano e non ancora a quello europeo e ancor meno a quello italiano. Quindi i tempi sono ancora prematuri.